Non sarò tutti oggi, sono qui a mangiare per sfogarmi con la Chiara. E mi è capitato un fatto che sinceramente mi ha dato un po' fastidio, sommato anche ad altre cose che stanno succedendo. E ovviamente, quanto erano? Due o due ragazzi e una donna mi hanno fermato, sconvolti della mia presenza, perché hanno iniziato a fare discorsi tipo: ma te come mai sei così? Io ho detto perché, con tutta la gentilezza possibile, io ho detto perché sono nata con una patologia genetica che si chiama osteogenesi imperfetta. Non contenti, hanno ribattuto su sta cosa. Poi questo qui mi guardava con un'aria proprio così, proprio sconvolto, come se avessi fatto chissà che. Cioè, oserei dire quasi disgustato. Oltretutto, alla mia amica Chiara, gli è stato detto, ti ha chiamato una questo qui, io non so chi era, forse sarà stata, boh, non so, sua sorella, sua madre. Gli ha detto: ma te sei la badante? Ora, qui ci sarebbe stato da fare qualche battutina un po' pessima, però ho preferito evitare. Io ho detto no. Io ho detto perché io sto bene in questa maniera. Insomma, mi ha dato fastidio. Però il senso del video non è questo. Il senso del video è dire che mi avete rotto i coglioni. Perché? Allora, su Ask siamo alle solite. Anzi, ultimamente la cosa sta peggiorando. Infatti presto vedrete un video dove sputtanerò tutte queste merde, che a me mi avete veramente scassato queste cose. Perché a me, a sentirmi dire perché non fai il concorso per Miss Bruttezza, ma te sei normale, e oltretutto domande stupide sulla disabilità del tipo: uno mi ha fatto tutto l'elenco, dico, ma che sei, dottore? Dice, ma i tuoi occhi sono sani? Ma ci senti? Ma i tuoi organi interni sono sani? Ma scusa, ma chi sei? Cosa? Come si chiama? Dottor House? Cosa vuoi? Chi? Il dottor, quello che fanno su Real Time, fanno la trasmissione, non mi ricordo come si chiama. Boh, Dottoro. non so. Scraps lì, che cacchio sei? Che volete? Cioè, se mi volete dire le cose, chiedermele. Con educazione, senza stare a sparare tante boiate. Che me mi avete rotto, veramente. Poi non mi interessa se questo video riceverà commenti negativi. Me ne frega proprio niente. Però io mi sono stufata. Quindi evitate, se no vado a denunciare tutti quelli che dovrei denunciare. Tra l'altro ci sono già stato, eh. Quindi, buoni. Come dice Costanzo, state buoni. No, perché un pochino se sono buona e cara, però se mi sento presa per i fondelli divento una iena. Quindi, care persone, prima di dire queste cose, cercate di capire che non state parlando né con un animale, anzi, con tutto il rispetto degli animali, che sono 100.000 miliardi di volte meglio di voi, né con un'aliena, né con un imbecille. Stai parlando con una persona. Un Una vischera. Sì. bischerona. Sì. Una vischera, capito? Quindi, fatti Allora. chiari, amicizia lui. Poi, alla prossima. Ciao.